Ragazzi, siamo a Paestum. Dobbiamo andare al mare, ma ovviamente la tappa a vedere il tempio si fa. Dopo un'ora e mezza di macchina, ovviamente la tappa era obbligatoria e poi dopo proseguiamo per il mare. Ovviamente anche i negozi di souvenir sono tematizzati. Ok raga, siamo entrati, questo è il tempio di Nettuno, quello è il tempio di Era, ora li andiamo a vedere da vicino. Abbiamo fatto il biglietto io ridotto perché sono nella fascia tra i 18 e i 25 anni, loro invece quello gratuito, mentre mia mamma e mio padre sono rimasti fuori. Raga, il tempio di Nettuno l'abbiamo visto, passiamo al prossimo, quello di Era. Ripeti. No. Dillo. No. Dillo. Te l'ho detto due volte. Ma non l'ho preso. Che non c'era Nettuno dentro. Cioè, capito? Dico dei grandi templi. Questi sono resti di colonne. Cioè, li porto a fare i giri turistici a questi due. Comunque dovevamo andare a mare, però il vlog ha preso una piega diversa, quindi facciamo pure questo, tanto ci troviamo. Al massimo se viene lungo lo divido in due parti. Ma sono di quelli. Dovete dire, meno male che sono una persona previdente, mi metto le scarpette per andare a mare, perché altrimenti starei camminando qua in mezzo con le infradito e dopo i miei piedi li dovevo direttamente buttare. Ok, adesso proseguiamo verso l'altra zona perché comunque è abbastanza grande come parco archeologico e noi con il biglietto che abbiamo fatto possiamo accedere anche al museo, che in realtà devo ancora capire dove si trova, però non so se andremo a vederlo o meno. Sì, è un po' più parlante. Quello è il primo tempio che abbiamo visto da fuori e quella è la nostra direzione. Così. Questo è ciò che rimane dell'anfiteatro ormai. Ok raga, siamo quasi arrivati di là, c'è il primo tempio che abbiamo visto e tra poco c'è anche l'uscita. Questo ragazzi è una sorta di parlamento. Eh sì, perché ecclesia che vuol dire assemblea. Sicuramente loro erano meno presi dei soldi rispetto ai nostri parlamentari. Poi ho giocato a Assassin's Creed Odyssey, me la giuro. Ok raga, il nostro tour dell'area archeologica è terminato, adesso ci dirigiamo fuori e andiamo al museo. Ok, abbiamo fatto tappa bagno, abbiamo bevuto la fontanella qua e adesso siamo nel museo cercando di capire dove si entra. Andiamo a mettere foto e mettono qua Facebook. Raga, questi sono tutte le tombe dipinte. Raga, questo è un ilmo ossidato. Che figata. Penso un pezzo d'armatura. Idem questo. Questa è una lama di coltello. No, questa è una lama di coltello, scusate. Questa è la punta di lancia. E questi sono alcuni oggetti. Questa invece è una ricostruzione di una possibile tomba, tutte affrescate, tipo gli antichi egizi. Contrada vecchia di Agropoli, ragazzi. Pensando a come sarà bello in un futuro quando la realtà virtuale ci permetterà di rivedere queste cose ricostruite grazie all'intelligenza artificiale. Interessante, ragazzi. Ciao, bro. Dopo? No, ha visto giorni migliori. Raga, questa era perché il resto è in allestimento. Beh, dai, sarà una scusa per tornarci magari fra qualche anno e vedere. Il museo è un tantino deludente, però considerato che ho pagato 3 euro e ho visto tutto, ci sta. Belle le cose per i prezzi ridotti. Mio fratellino è contento perché gli ho comprato la spada con la scritta Paestum, falla vedere. Ecco, siamo caduti nella trappola per turisti. Vabbè, gli vale come regalo per compleanno, va. Adesso però raggiungiamo la macchina che già è tardi, infatti sono le 11:35 e andiamo a mare.
Ok raga, noi siamo a mare, io mi sono già fatto un bagno, abbiamo esplorato un po' la zona, abbiamo trovato un bunker della seconda guerra mondiale, però ovviamente non l'abbiamo esplorato per ovvi motivi. Vi lascio solo le foto dell'esterno che siamo riusciti a fare. Siamo andati poi pure senza pantofole, quindi ci siamo uccisi i piedi per arrivare fino a sopra. Comunque si trova sulla spiaggia, lo potete vedere anche senza pagare ovviamente. Io adesso però vi lascio che vi metto in quest'acqua e ci vediamo dopo. Questo è uno dei caseifici meglio rinomati su Google Maps, andiamo a vedere, perché la mozzarella battipaglia per forza, raga. È buona, eh?